io ho ascoltato le sue parole con attenzione, con doverosa attenzione, però mi sembra che quello che non viene fuori dalle sue parole è qual è la sua responsabilità personale, quali sono le responsabilità personali del prefetto e del questore. Perché delle due l'una, Napoli l'ha accennato, se, me lo raccontò mia figlia che era alla manifestazione, se si fosse stato un infarto, un malore di una persona nel mezzo della piazza, non sarebbe stato possibile farlo uscire dalla piazza, se non sulle braccia delle persone che erano impanicate dentro la piazza stessa. Non c'erano contenitori per i vetri, perché non soltanto sono state distribuite contro l'indicazione, qui non ho capito bene, c'è chi parla della delibera quadro del 2010 che inquadrerebbe il divieto di vendita delle bottiglie anche fuori dagli orari previsti dal comma 1 dell'articolo 8 bis. C'è la possibilità, ai sensi dell'articolo 1 8 bis e del comma 6, di fare una delibera specifica da parte del sindaco per vietare queste cose. Ma rimane il fatto che lì non c'erano neppure i contenitori per contenerle. Cioè era una situazione veramente drammatica in cui in qualche misura ce la si è anche voluta di trovare quello che poi si è scoperto essere l'evenienza che è capitata. E che io mi chiedo, signor sindaco, di voi tre, chi è il responsabile di quel che è successo? E lei, in questo caso lei faceva cenno alla responsabilità civile e penale, io mi limito a quelle politiche. Se fosse lei, se ritiene di essere lei, se pensa di essere lei, dovrebbe essere così onesta oggi da rassegnare le sue dimissioni. Lo fece in passato per episodi ben più tragici, ben più drammatici, Cossiga come ministro degli interni nei momenti del rapimento Moro, non era colpa sua quel rapimento, però ebbe la dignità e il coraggio di dimettersi per quell'occasione. E lei, se non è lei, se sono il prefetto e il questore, noi saremmo ben grati, io sarei ben lieto di unirmi a lei nella richiesta a queste due figure di dimissione nei confronti del ministro Minniti. O se siete tutti e tre insieme, prenda lei l'esempio, si dimetta e chieda al prefetto questore di dimettersi parimenti. Però francamente qualcuno deve essere responsabile di quello che è successo. Non è possibile che l'Italia sia il paese della mancata responsabilità di tutti e per nessuno. Io mi auguro che alla fine di questo dibattito lei possa quantomeno su questo tema, quello della sua personale responsabilità, quello della personale responsabilità del prefetto, quello della personale responsabilità del questore, dire una parola chiara. Ne ha dette molte, ma nessuna di chiarezza su questo tema. Se e lei la responsabile, se in parte lo è, la pregherei, signor Sindaco, di rassegnare formalmente la sua dimissione prima che ci sia una richiesta di dimissione che parte da questo Consiglio.